Un caro saluto e benvenuti a DA52, la trasmissione sportiva di Radio Doppio Malato. Io sono Luca Menegatti e qui con me come sempre c'è Marco Dolcinelli. Ciao Marco. Ciao Luca e ciao a tutti i nostri ascoltatori. Oggi parliamo di un argomento molto nazionale popolare. È ricominciata la stagione calcistica, è ricominciata la Serie A, la Champions League e tutti i maggiori campionati europei. E per cui approfondiremo questa tematica e dopo prenderemo spunto da qua per andare a parlare di una grande manifestazione sportiva del passato. Esatto, cioè i mondiali di calcio. Esatto. Ormai mancano 2 anni ai mondiali, quindi i giocatori cercano anche il riscatto per farsi convocare. Si pensi a Gilardino, ad esempio, che riparte dal Bologna. C'è questo riciclo continuo di attaccanti. Borriello è ritornato al Genoa. Certo, certo, soprattutto gli attaccanti, visto che c'è sempre in Italia un buon giro, abbiamo buone individualità, a differenza magari di altri ruoli. Vedremo, i mondiali sono fra 2 anni, c'è tempo, però bisogna cominciare già da subito per suscitare l'attenzione del CT Prandelli e metterlo in difficoltà per le sue scelte. Esattamente, comunque a livello di scambi tra attaccanti, secondo me nello scambio Cassano-Pazzini ora come ora ci sta guadagnando di più l'Inter. Per come stanno andando le cose adesso, sì. Io ti dico, ho visto Chievo-Inter dal vivo e Cassano non ha fatto nulla per tutta la partita, semplicemente si è smarcato da una rimessa laterale, 1-2 gol, una cosa incredibile, cioè muoversi poco e produrre tanto è Cassano. Quello è il genio di un giocatore come Cassano. Tocca un pallone, magari è da prendere a schiaffi tutta la partita, però poi ti risolve la partita con la sua tecnica, che è assolutamente da top player. Peccato per la testa e per l'attitudine non da professionista, perché sarebbe potuto diventare veramente un fenomeno di questo sport. Hai qualche pronostico per il campionato di quest'anno? Diciamo che la favorita d'obbligo è la Juventus, perché ha la squadra più forte, campioni in carica, hanno fatto il mercato migliore, per cui non si può prescindere da loro. Però il campionato è lungo, le sorprese sono sempre dietro l'angolo. Basta vedere il campionato scorso, nessuno avrebbe detto la Juventus, invece ha stravinto il campionato da imbattuta, per cui può succedere di tutto. Tra le pretendenti, quella che sembra più attrezzata è il Napoli, perché ha una squadra che forse è la più forte della somma dei singoli calciatori che la compongono, tolto quel fenomeno di Cavani che hanno lì davanti. Però il gruppo è rodato, hanno un allenatore secondo me che è un fenomeno, per cui questo potrebbe essere l'anno giusto per loro. Certo, anche perché quest'anno non hanno la Champions League, l'Europa League, Mazzarri le sta fondamentalmente snobbando. Sì, è anche una scelta un po' condivisa con la presidenza, fanno molto turnover, per cui si concentreranno principalmente sul campionato. Poi vediamo come andrà a finire. Ci sono anche le milanesi che non hanno cominciato bene, però poco a poco sempre si stanno riprendendo e comunque sono sempre squadre da prendere con le molle. E ancora un po' dietro direi la Roma, che ha cominciato così così con Zeman, e la Lazio, che invece ha una buona squadra rodata, gioca bene, però sembra sempre gli manchi qualcosa per fare il salto di qualità, forse è questione di personalità, non si sa. Però vedremo, insomma, può succedere di tutto come ho detto prima. Invece per quanto riguarda la Champions League, come vedi la prospettiva ad esempio di una Juventus che fino all'anno scorso dominava l'Italia ma adesso si deve interfacciare con i campioni europei? Oppure non so, il Milan può fare qualcosa? Il Milan purtroppo lo vedo non oltre gli ottavi di finale, perché hanno una squadra che è molto inferiore rispetto a quella dell'anno scorso. Il girone è abbastanza semplice, dovrebbero superarlo, però dopo, soprattutto se non arrivassero prima nel loro girone, rischiano di trovare una squadra veramente forte. È difficile che vadano avanti. La Juve invece, nonostante ritorni dopo tanti anni, la vedo bene. Credo che con un sorteggio favorevole dalla fase a eliminazione diretta in poi, anche una semifinale potrebbe essere alla portata. Poi bisogna vedere, perché magari hai il sorteggio sfortunato, trovi il Barcellona agli ottavi e hai finito lì. Però secondo me con un po' di fortuna la Juventus almeno ai quarti dovrebbe arrivarci. Se dopo trova anche accoppiamenti abbordabili, una semifinale potrebbe essere un'impresa fattibile. Guarda, io lo spero vivamente, perché ti confesso di essere filo juventino e piansi nella Champions del 96 finale. La Juve potrebbe rifarsi quest'anno. Bene, allora vi lasciamo ad una canzone e ci sentiamo dopo. Yeah.
stagione. Abbiamo detto prima, oggi parliamo di calcio. È il biennio che ci porterà ai mondiali nel 2014 in Brasile, ma non sarà la prima edizione dei mondiali giocata in quel paese lì. La prima edizione infatti fu nel 1950, dopo la lunga pausa della guerra mondiale che durò 13 anni, anzi 12 anni, nel 38 aveva vinto l'Italia. E nel 50, appunto, i mondiali si svolsero in Brasile per un motivo ben preciso. Sì, perché era appena finita la guerra, le nazioni europee non erano in condizione di poter ospitare una manifestazione del genere, il Brasile fu l'unica nazione che si candidò per poterlo fare, la FIFA fu ben contenta di affidare a loro l'organizzazione, un po' perché appunto abbiamo detto in Europa non poteva farlo nessuno, e un po' anche per assicurare l'alternanza fra Europa e Sud America nella organizzazione di questa manifestazione, che era un po' saltata già la terza, visto che bisognava tornare in Sud America, invece si fece in Francia dopo che l'edizione prima era in Italia. Anche perché bisogna dire che il Brasile desiderava tanto vincere, ormai da 20 anni non aveva ancora vinto nulla a livello mondiale. Esatto, i brasiliani si sono sempre considerati tra i grandi maestri del calcio e ci tenevano veramente tanto a vincere questo mondiale, e organizzarono tutto alla perfezione perché si arrivasse alla fine con loro vincitori. I problemi della guerra influirono anche in un altro modo, cioè sulla selezione delle squadre, in poche parole. Innanzitutto la FIFA escluse Giappone e Germania per i fatti della guerra. In teoria sarebbe dovuta essere esclusa anche l'Italia, solo che l'Italia era campione in carica, per cui non era bello, diciamo, fare un mondiale senza qualcuno che difendesse il titolo. Poi molte squadre si ritirarono durante le qualificazioni, alcune anche dopo le qualificazioni, addirittura dopo il sorteggio. In particolare non si presentarono la Scozia, la Turchia e soprattutto l'India, con una motivazione che secondo me è spettacolare. Sì, infatti l'India rifiutò di le fu vietato di partecipare al mondiale perché i giocatori giocavano a piedi nudi. Sì, e la FIFA poco prima del mondiale mandò una direttiva in cui diceva sostanzialmente: per giocare a calcio sono necessarie le scarpe da calcio. Sì, questi non ne volevano sapere, nei contrasti i piedi sanguinavano. Esatto, e gli indiani hanno detto: no, per noi senza scarpe non giochiamo, non ci presentiamo. E questi non si sono presentati perché non potevano giocare scalzi. E invece la Scozia rifiutò perché? Perché aveva detto che avrebbe partecipato se sarebbe arrivata prima nel suo girone, che era sostanzialmente un torneo interbritannico. La FIFA aveva previsto che partecipassero ai mondiali le prime due di quel girone lì, solo che gli scozzesi arrivavano secondi, se no, no, partecipiamo solo se arriviamo primi. E non si sono presentati in Brasile. La Turchia invece non si presentò per i vari problemi economici. La FIFA cercò di correre ai ripari invitando Francia e Portogallo, però anche loro rifiutarono, per cui il mondiale che era stato previsto in un modo alla fine è stato un po' spurio. Questo modo particolare era una formula che non si è mai più vista e non si era mai vista prima, cioè 16 squadre divise in 4 gironi da 4, la prima di ogni girone passava a una fase successiva che era un altro girone da 4 all'italiana, alla fine della quale chi avrebbe fatto più punti sarebbe stato premiato come campione del mondo. E alla fine i 4 gironi da 4 diventano 2 gironi da 4, 1 da 3 e 1 da 2. L'Italia era in girone con la Svezia. Era in girone con la Svezia e con il Paraguay. Ma per parlare del mondiale dell'Italia bisogna fare un passo indietro, cioè al 1949, quando sulla collina di Superga si schianta l'aereo che trasportava il Grande Torino di ritorno da una trasferta in Portogallo. Questo fatto innanzitutto priva la squadra della sua colonna portante, perché 9 decimi della squadra, 9 undicesimi. Il Torino era la squadra più forte d'Italia, forse certo, d'Europa in quel periodo, e l'Italia si ritrova senza la sua spina dorsale. E dopo crea una grandissima commozione nel paese, un grandissimo trasporto emotivo che sconsiglia agli organizzatori della nostra nazionale di affrontare il viaggio verso il Brasile in aereo. Ma nemmeno di andare al mondiale, io sentì, cioè le spese di viaggio furono pagate dalla FIFA, esatto, ai giocatori italiani. Per proprio per il discorso che dicevo prima, che la FIFA non se la sentiva di fare un mondiale senza il campione in carica. Esatto. Per cui l'Italia arrivò in Brasile in nave, cosa che non fece nessun'altra squadra, andarono tutti in aereo, si imbarcarono sulla nave da crociera Cises e fecero un viaggio di 3 settimane alla volta del Brasile, cercando di allenarsi sul ponte della nave. Non era facile, tant'è vero che all'arrivo in Brasile molti giornalisti che videro i nostri giocatori arrivare dissero: beh, più che atleti sembrano dei vecchi in villeggiatura. Sì, potete immaginare in che condizioni arrivarono. Ma non contenti, i nostri organizzatori cosa hanno fatto? Li hanno fatti ospitare in un albergo nel pieno centro di San Paolo del Brasile, in un grattacielo. Ora, San Paolo del Brasile è una metropoli dove alle 4 del mattino c'è ancora un caos infernale, e nello stesso periodo, in quello stesso albergo, era ospitata una scuola di tango argentino. Ora, pensa ai nostri giocatori.
dopo 3 settimane di viaggio in nave, in mezzo alla confusione di San Paolo del Brasile, senza donne, con l'albergo pieno di ballerine, cioè questi non avevano una chance per fare un buon mondiale. E infatti il nostro mondiale inizia e finisce, perché siamo nel girone, abbiamo detto, da 3 con Svezia e Paraguay, e alla prima subito con la Svezia perdiamo 3-2, alla seconda dobbiamo sperare che gli svedesi non facciano nemmeno un punto, invece pareggiano e rendono inutile la nostra ultima partita. Brevemente segnalo, nel girone 1 Brasile fortissimo, favoritissimo, un attacco infermabile, ha la meglio su Jugoslavia, Svizzera e Messico e si qualifica in gran scioltezza. Nel girone 4 invece è il girone da 2, quello tra con Uruguay e Bolivia. L'Uruguay è troppo forte, il girone si riduce a una partita, a fine primo tempo sono 4-0, alla fine sono 8-0, certo. Non c'era storia. Non c'era proprio storia. E quindi noi ci rivediamo a tra un po', perché vi parleremo della finale che passò alla storia come la tragedia del Maracanã. E il Maracanazzo, come la chiamano in Brasile. Ultima parte di questa puntata, vi dobbiamo ancora un girone e il girone finale. Il girone che manca è quello, il secondo, con Inghilterra, Cile, Stati Uniti e Spagna. La presenza che spicca sulle altre è quella dell'Inghilterra, che ha la sua prima partecipazione. Fino ad allora, infatti, l'Inghilterra si era rifiutata di giocare i mondiali, perché loro partivano da un presupposto, dicevano, ragazzi, questo gioco l'abbiamo inventato noi, saremo noi i migliori a giocarlo, o no? Ah certo, invece l'umiltà non paga mai. E soprattutto in questo caso, perché i nostri arrivano in Brasile, vincono la prima agevolmente col Cile 2-0, alla seconda ci sono gli Stati Uniti, che all'epoca era una squadra di allegri dilettanti. In teoria non c'è storia, finisce 1-0 per gli statunitensi. La cosa spettacolare di questa partita, che è diventata seminale quasi per il calcio americano, tanto è vero che è stato fatto anche un film su questa partita, è il gol che l'ha decisa, perché è stato segnato da un giocatore, un certo Gatiens, che però per anni non è stato segnato nei tabellini. Questo perché in pratica lui era un giocatore statunitense che giocava abitualmente negli Stati Uniti, ma non aveva la cittadinanza americana, era mezzo haitiano e mezzo tedesco. Si pensa che gli Stati Uniti abbiano fatto un po' una gabola regolamentare per farlo giocare.
non è chiara la situazione, quindi dicono che fosse anche una questione di regolamenti interni agli Stati Uniti, per cui per giocare in nazionale bastava dire vorrei prendere la cittadinanza, dopo che uno la prendesse o meno non importava. Cosa che succede tuttora ai giorni nostri nel basket, cioè McCaleb alla Macedonia. Esatto, una cosa del genere. E poi all'epoca nel calcio era, su queste cose qua non c'era controllo, succedeva qualsiasi cosa. La cosa ancora più bella di questa partita è il modo con cui l'hanno presa gli inglesi. Ci hanno detto, ragazzi, sfortuna. Il gol fu un colpo di testa in tuffo su un cross. Gli inglesi dissero di questo gol nei loro giornali che fu un infortunio. Cioè, c'era questa palla in area, sto qua è andato verso la palla e è scivolato, la presa di testa è entrata. Invece chi conosceva Gattiens diceva, no, questo qua i gol così li faceva sempre. Per cui gli inglesi dicevano, no, sfortuna, però hanno perso anche quella dopo e sono andati fuori subito dal mondiale. In quel girone si è qualificata la Spagna, per cui il girone finale che avrebbe dovuto decidere il campione del mondo era composto da Uruguay, Brasile, Svezia e Spagna. Ora, la formula del mondiale non prevedeva una finale classica, ma alla fine ci fu, perché il Brasile era troppo forte e batté 7-1 la Svezia e 6-1 la Spagna. L'Uruguay fece un po' più di fatica, pareggiò con gli spagnoli 2-2 e andò a battere gli svedesi 3-2, per cui si arrivò all'ultima partita del girone che Brasile e Uruguay se la giocavano come se fosse una finale, con la differenza che il Brasile poteva permettersi anche di pareggiare. Ora, i brasiliani non è che fossero convinti di vincere, erano convinti di aver già vinto. Sì, festeggiavano già per lungo le strade, no? Improvvisavano dei carnevali. I giornali quel giorno della partita uscivano con le foto in prima pagina della squadra con scritto «Questi saranno i campioni del mondo». Tutto lo stadio, il Maracanã, che era pieno quasi con più di 200.000 spettatori, era in quello stadio era presente tanto materiale, quello che oggi definirebbe merchandising, che inneggiava il Brasile campione del mondo. Era tutto pronto, era già pronto addirittura il cerimoniale per premiare il Brasile. Jules Rimet, l'ideatore della Coppa del Mondo, aveva già pronto il discorso finale in portoghese da dire per premiare i brasiliani. Inizia la partita e sembra che le cose debbano andare come era previsto. Il primo tempo è equilibrato, ma già al secondo minuto del secondo tempo Friassa manda in vantaggio i brasiliani. A quel punto avviene la sliding doors della faccenda. Obdulio Varela, il capitano dell'Uruguay, capisce che se i brasiliani prendono ritmo diventano infermabili. Allora cosa fa? Recupera il pallone in fondo alla rete e perde dai 5 ai 6 minuti a protestare con il guardianine e con l'arbitro, in che lingua non si sa visto che erano inglesi e lui era uruguaiano, però lo fa. La leggenda su questo fatto poi dirà che perse addirittura mezz'ora, ma è una cosa inconcepibile perché avrebbero invaso il campo, l'avrebbero ucciso probabilmente. Facendo questo i brasiliani si raffreddano, la partita ricomincia dopo un po', l'Uruguay si difende, il Brasile potrebbe accontentarsi del pareggio, ma vogliono vincere, vogliono umiliare l'avversario e si fanno fregare in contropiede. L'Uruguay pareggia al 66esimo con Schiaffino e al 79esimo va in vantaggio con Ghiggia. Alla fine è 2-1 per l'Uruguay e il Maracanã si congela. Si dice che quella partita, tra infarti al fischio finale di gente che non poteva credere a quello che stava vedendo e fra gente che si suicida per il dispiacere, ha causato come qualcosa come una decina di morti. Sì, una decina di morti per infarto subito dopo la partita. Ma poi anche gente che aveva scommesso tutti i propri averi, esatto, sulla vittoria del Brasile, che era scontata. Perché non poteva andare diversamente. Assolutamente no, era tutto programmato. Come disse Jules Rimet, era tutto previsto tranne la vittoria dell'Uruguay. Il cerimoniale famoso salta completamente. La banda che alla fine doveva suonare l'inno del Brasile, a parte il fatto che erano tutti in lacrime perché erano tutti brasiliani, ma non avevano nemmeno lo spartito dell'inno dell'Uruguay, per cui non suonarono niente. Jules Rimet scese in campo con la coppa, vide Obdulio Varela, gli diede la coppa e se ne andò perché non sapeva cosa fare. Questo diverrà uno dei drammi sportivi più grandi della storia del Brasile. Il più grande. Tanto ebbe delle ripercussioni quasi per noi inconcepibili. Tra quelle più lievi diciamo che ci fu il cambio di maglia. Il Brasile dopo quella partita cambiò maglia. Era abituato a giocare con una maglia bianca, decisero di cambiarla e adottarono il verde oro che è famoso ancora oggi. Poi il difensore Danilo, per il rimorso di aver perso quella partita, tentò il suicidio un paio d'anni dopo. E il portiere di quella squadra, Barbosa, anni dopo, decine di anni dopo, veniva ancora additato in giro per strada
come colui che ci ha fatto perdere il mondiale. Sì, come ogni tragedia, appunto, si è trovato un capro espiatorio, che era questo portiere, che comunque nei gol non aveva alcuna colpa. Tuttavia poi qualcuno disse che era perché era anche l'unico giocatore di colore del Brasile, e quindi accentuarono maggiormente, diciamo, le critiche nei suoi confronti, tant'è che era comunque il numero uno al mondo all'epoca e nei gol non aveva colpa, quindi è stato tutto caricato, esagerato. Sì, i brasiliani, essendo sudamericani, molto emotivi, per cui le vivono male certe cose. Secondo me la più grande sintesi di quello che è stato la tragedia del Maracanã la diede Ghiggia, colui che segnò il gol decisivo, e più anni dopo dirà che lui, Frank Sinatra e il Papa sono stati gli unici uomini al mondo ad aver zittito il Maracanã. E fu così. E io ti dico, Marco, che nel calcio nulla è scritto già. Questo mondiale ci insegna questo. Esatto. Parafrasando Trapattoni, don't say cat. If you don't have it, don't say cat. Esatto. Grande il Trappo, ha capito tutto del calcio, è il bello di questo sport, non esatto. Puoi dire mai all'inizio cosa può succedere. Bene, quindi Marco, noi abbiamo terminato, direi, la nostra puntata. Abbiamo raccontato ancora una volta una storia di sport. Io sono Luca Menegazzi, con me c'è Marco Dolcinelli, e noi ci vediamo tra un mese con una nuova puntata di A52. Ciao! Ciao a tutti!